Non lo so, non abbiamo mai parlato, perché comunque se mi è giunta voce che il virus è tornato in città, è appena arrivato 2 volte consecutivamente la volante della polizia l'ha fermato. Non so perché cosa. Ok, allora ho chiesto, il ragazzo che è entrato adesso si chiama Anmil, quello con la camicia, sì, la camicia, con la giacchetta rossa invece si chiama Simone. Ah, infatti, vedi che avevo ragione io. Sì, E scusami. come fai a dire che di Amir ci si può fidare? Cioè, avete fatto affari insieme? Da mille sì, ci ho comprato la macchina e comunque anche parlandoci, il suo modo di pensare mi ispira fiducia, cioè non è quella persona impulsiva che fa la prima cosa che pensa, cioè si studia la situazione. Ok, non è un tipo impulsivo, quindi dici. Però No, no, no. Dimmi, a me dimmi. sa che a me virus mi sa di tipo impulsivo. Sai, guarda, Più. facciamoci 2 passi che almeno ci allontaniamo. Se no. Sì, certo. Se volete prendiamo la macchina che ce l'ho qua. Ah, eccolo qua. Dai, vieni con noi a camminare. Ma quindi, virus, fammi Puoi capire. fare un saltino, per favore, tu con gli occhiali. Saltiamo tutti che fa bene allo spirito. Quindi, allora, mi stava dicendo virus prima che vi servono delle armi. Sì. Servono ad entrambi, quindi. Cioè, io vorrei capire questa cosa, vorrei sincerità da voi. Cioè, voi lavorate insieme, sì. Cioè, Sì. lui fa parte del gruppo di persone che mi dicevi prima. Sì, lavora con me, cioè con me, lavoriamo tutti insieme. E questa cosa del lavoriamo tutti insieme, cosa siete? Delle formiche? Quanti siete? Dai. Cioè, sarete Solitamente organizzati? siamo 4-5 e non abbiamo capi, ci prendiamo decisioni tra di noi. E niente. Ah, come mai tutte queste domande? No, così. Perché mi chiedete le armi? Non è Ah, che. sì. Vabbè, se le hai dimmelo subito. E io potrei averle, il discorso è quello, tutto si può fare. Tutto si Va può fare, bene. bisogna capire se vale la pena farlo. Sì, a noi ci Potresti servono. averle o le puoi avere? Le posso avere, sicuramente. Ah, ok. Cioè, bisogna vedere però se vale la pena, cioè, bisogna avere un motivo per procurarvi delle armi. Quindi siete in 4 o 5. 4/5. E quindi cosa vuoi? 4 fucili barra 5? No, no, per adesso ce ne servono due, a me e a lui per adesso. Ok, no, Al adesso. momento siamo noi, quindi a noi serve il fucile. Sai Ok. quanto costa un fucile, vero? Esatto, voi avete idea di quanto costi un fucile? Che tipo di fucile volete? Non so cosa puoi procurarci e quanto lo fai. Dipende, volete robe automatiche, semiautomatiche? Cioè, Il dipende da costo cosa. per me va Io benissimo. vi do quello che volete, ma voi mi dovete dire cosa ci dovete fare. E in base a questo, io so cosa devo offrirvi. Soprattutto per la difesa personale, diciamo. Quindi volete. Allora bastano delle semplici pistole. Qualcosa di grosso calibro? Da che cazzo ti devi difendere da un dinosauro? Sì, capita che ritornano. Allora, se vuoi qualcosa di grosso calibro, vuol dire che vuoi essere tu a alzare la voce. Io ve l'ho detto, io voglio che voi siate sinceri con me. Sì, ma noi vogliamo anche sapere cosa hai tu, cosa puoi offrirci. Diciamo che posso offrirvi tutto quello che si può offrire. Prezzi di fucili, diciamo fucile a pompa, pistole. Ah, sui prezzi devo sentire mio nipote, se ne occupa lui. Lui.
Il fucile a pompa lo vende anche l'armeria, se avete il pass... il... Ma lui ha un piccolo problema con l'armeria, mi pare. Sì. Ma il porto d'armi ce l'hai? No, devo andare a farlo, ma in centrale non c'è nessuno. Infatti, in centrale sono estremamente lenti. Non hai problemi con la centrale però, vero? No, pagando di più me lo lasciano. Ah, quindi hai problemi con la centrale? Che... No, problemi no. No, perché devi pagare di più? Sì, la fedina penale sporca. Cosa hai fatto? Ma mi hanno beccato, per adesso mi hanno beccato con l'erba e furto d'auto. Ok. Niente di grave. E allora facciamo così. Aspetta, che forse quello è mio nipote, no? Chi è? Sì, è mio nipote. Se vuoi lo chiamo, No, sta arrivando. Ah, sì, è lui. Sì. Sì, è lui. Allora, io ho il numero. Eccolo. Ho il suo numero. Prenditi il numero del signor Virus. Ah, ce l'hai già? Ah, è vero, vi siete già sentiti. Rowan, no, forse. Quello no, di Rowan e lui non è il mio. Lascia. Mandami un messaggio che. Esatto, mandagli un messaggio così te lo salva. Quindi volete due fucili a pompa? Ma quelli sono. Vogliono due fucili a pompa? Sì, ma. Vogliono due fucili a pompa. Quindi. Esatto, loro hanno. Hanno avuto da ridire con l'armeria. Io più che altro, lui ancora no, lui ancora non penso neanche che l'armaiolo sappia che lui è... Ok. No, vabbè, l'armaiolo sa che c'è la fedina penale. Cosa, i prezzi sono aumentati, sono andato oggi a prenderne uno, quindi sono aumentati. Vabbè, per i prezzi poi vediamo, più che altro io voglio capire, sì. Amil, ha bisogno anche lui di un'arma, quindi? No, lui è a posto. Lui le ha già? Sì, lui è a posto. Ma scusa, e se lavorate insieme perché non te le può recuperare lui? In effetti, perché non può recuperarmele. Ma se le ha per lui, sì. Scusami, qualcuno gliele avrà date? Sì, ma quel qualcuno non gliene può dare a palate a lui, non gliene può procurare un'infinità. Ok. Gli procura lui e basta. Quindi hai detto che siete quattro. Vabbè. Due siete voi, uno è Amil, chi è l'ultimo? Siamo 4 e 5, uno è uno che ti faremo conoscere, poi appena lo vediamo. E poi forse ce n'è ancora un altro che è nuovo, adesso bene. Allora, facciamo che per le armi non c'è problema, però io voglio conoscere tutti. Si può fare? Possiamo vedere. Possiamo vedere come fare, dai. Mi sembra uno scambio equo. Ma giusto per curiosità, voi come tirate a campare? Vendiamo. Abbiamo come? Un'azienda di polli. No. Abbiamo un'azienda di polli. Sì, si guadagna bene. Poi giustamente. Diciamo che consegniamo il pollo nei. Vedi le macchinette che si girano in giro? Lo consegniamo a Leipold. Ah. Quindi diciamo che sfamiamo tutta la città. Una giusta rete di vendita. Abbastanza. Sì, a voglia. E poi ovviamente facciamo dei piccoli favori come quello che potremmo fare a voi. Ma voi cercate informazioni di qualche genere? No, a noi ci piace sapere come girano le cose in giro. Magari io per informazioni io potrei vendere informazioni se nel caso ne avessi, vengono pagate bene. Hai qualche informazione adesso da dare importante? Adesso al momento no, però a breve so che le cose si scalderanno, penso. A breve sai che le cose si scalderanno, penso. Sì, a breve le cose penso che si scalderanno e quindi magari se ho qualche informazione potrei darvela. Nel senso che sai che c'è qualcosa in ballo? Sì. Allora già quella è un'informazione, cosa c'è in ballo? Vabbè, adesso non è che posso dire tutto, però... Vabbè, tu mi hai chiesto cosa faccio, io ti ho risposto.
Ti ho Sì, detto che ti posso infatti tu recuperare devi. le armi. Io ti sto facendo pure conoscere quelli con cui sto, No, non mi hai fatto quindi. conoscere nessuno. Lui, me l'ha detto lui che sta con Lui. te. Amil. Amil, vabbè, è successo per caso. Poi ti farò conoscere anche gli altri, ti ho detto. Sai com'è, sono un po' restio ancora, devo fidarmi bene. Ma il problema è che sono io che mi devo fidare di voi, non il contrario. Lo so. Lo so, nel senso che la fiducia deve essere reciproca. No, no, assolutamente. Infatti io te l'ho detto quali sono le cose. L'unica cosa, volevo capire cosa intendi con le cose si scalderanno. Oggi sentivo prima che Amil è stato rapito. Sì, Hanno provato a rapirlo, o perlomeno lui sospetta che sia così, perché comunque No, no, appena hanno l'hanno provato a visto. rapirlo e i poliziotti hanno fermato il rapimento. Erano passando di qui per caso e l'hanno salvato. Voi Ne sapete parlavano come mai, prima. sicuramente. Appunto, passavano qui per caso. Però No, questo comunque no, lui. lo stiamo scoprendo anche noi. Dobbiamo scoprirlo. A me sembra Ok. che me la giraccono, però è capitato, cioè, è andato in centrale e la gente gli ha detto sì, ok. Fai la denuncia, sì, ma verso chi fai la denuncia? Dato che non sai il nome, non sai il cognome, c'è la È vero maschera, che c'è chi vuole. non hai riconosciuto la voce. Poi ho incontrato il capitano poco più avanti, e anche lì il capitano gli ha detto sì, ok, fai la denuncia. Però onestamente, fare la denuncia verso ignoti è come fare la denuncia verso l'asino che vola, che cadrà sicuramente nel vuoto, quindi non cambierà nulla. Ebbene, allora facciamo che ci sentiamo presto per la questione delle armi, però io ve l'ho detto, io prima voglio conoscere gli altri e voglio capire un po' di Allora, cose. organizziamo un. Mi perdoni, signor Bigood, organizziamo un incontro fatto bene. Procediamo con calma, al riparo da orecchie indiscrete, diciamo tutte le cose come stanno, e da lì andiamo avanti con, come si dice, con il nostro accordo, Ok, il cioè nostro quindi comunque raccordo. in poche parole, in sintesi, a voi le armi servono per far saltare il culo a quelli dell'armeria, giusto? Sì, diciamo che magari ognuno di noi ha qualche conto da regolare con qualche persona, e quindi ci servono le armi per questo motivo. E chi sono le altre Esatto, il problema è persone chi sono con le chi altre dovete persone perché regolare i capisci conti? che anch'io ho degli amici, io non posso dare un'arma a qualcuno che poi la punta a un mio amico. Per caso avete mai visto della gente che va in giro con delle maschere rosse? Maschere rosse tipo teschi, maschere rosse messicane? Che trafficano No, con la Maria. io no. Io Onestamente no. non ho. Ma di cosa si occupano principalmente? Questi qua. Un giorno stavo vendendo la Maria, questi sono arrivato. Mi hanno rubato di tutto, mi hanno puntato pistole addosso, mi hanno rubato tutto, mi hanno tramortito, mi hanno lasciato il telefono, mi hanno detto ti lasciamo qua, ti lasciamo il telefono, chiamati i soccorsi. Noi ti pigliamo tutto, mi hanno lasciato traumatizzato lì per terra, e io questi qua, se li ribecco, pagare. Ok, avevano delle Allora, presi, maschere sono fatti rosse. magnani, in fin dei conti. Sì. Maschere rosse, Sta vestiti arrivando anche un tipo, grigi. sta arrivando un tipo. Minchia, è toro quello, credo. Così da lontano mi sembra toro. Guarda. Sì, credo. Scusate, non sono pensiero. Ciao. Bella, Toro. È lui, è lui. Salve, buonasera. Buonasera. Un altro nostro amico, tranquilli, potete parlare. Con voi? Sì. Ah, ok, Ah, perfetto. a posto. E ok, quindi va Comunque, bene, l'armeria, questi vestiti con le maschere rosse, poi. poi c'ho quest'altro nostro amico che devi ancora conoscere, che deve far fuori il trance. No, perché è simpatico. Deve farlo fuori.
I motivi non sono ancora chiari, non li ho ancora chiesti, però.